Vorrei che veniste a me per una degustazione del rum Dos Madeiras 5 più 5. Il rum Dos Madeiras 5 più 5 appartiene alla famiglia dei rum Dos Madeiras, composta dai rum Dos Madeiras 5 più 3, 5 più 5, Selección e Dos Madeiras Luxus. Il brand Dos Madeiras è il risultato della simbiosi di due mondi e di due culture, i Caraibi e Jerez, e si riferisce ai due tipi di legno in cui il nostro rum è invecchiato, botti di bourbon in Guyana e Barbados e botti di rover americano qui a Jerez. I prossimi prodotti che degusteremo sono il rum nato dal blend di Guyana e Barbados, il vino Sherry, Dos Cortados, Palo Cortado, il rum Dos Madeiras 5 più 3, lo Sherry Pedro Jiménez, che è un vino dolce, e il rum Dos Madeiras 5 più 5. Iniziamo con il rum caraibico, che combina due rum, della Guyana e delle Barbados. Il rum della Guyana viene dalla terraferma e quindi ha più peso e più struttura, mentre il rum delle Barbados è più leggero e più fine. Questo rum è stato invecchiato per 5 anni in botti che prima contenevano bourbon. Nel corso della degustazione è molto importante identificare e studiare tre fasi, perché la vista coincide con gli aromi, ovvero il naso, e la bocca. Alla vista si nota che presenta colori ambrati e riflessi piuttosto dorati. Al naso è vivo il ricordo delle caratteristiche della nostra canna da zucchero, note di vaniglia, frutta secca. A seconda della tostatura del legno si noterà di più la frutta secca, tostata o meno. In questo caso abbiamo frutta secca tostata e molte sfumature che il legno contribuisce a far apparire. Al palato, pienezza in bocca, presenza di frutta secca e anche la struttura è molto importante. Questo ci dà un'idea di come si evolverà durante le varie fasi dell'ossidazione qui a Jerez. Questo rum entra nel secondo periodo di invecchiamento, proprio qui nella cantina. E in questo secondo periodo di invecchiamento è molto importante stabilire in cosa invecchierà. Ed è qui che entrano in gioco la nostra storia e i nostri vini. In questo caso, il blend di Guyana e Barbados continuerà il suo invecchiamento in botti che hanno precedentemente contenuto lo sherry Dos Cortados, Palo Cortado, che è un invecchiamento medio di 20 anni. Il suo colore è il risultato dell'ossidazione, un colore ambrato, forse più tostato, più scuro. Al naso spicca per finezza e tocchi decisi, dovuti al lungo invecchiamento ossidativo che ha subito e a un'alta concentrazione di aromi. Possiamo identificare legni nobili e frutta secca tostata, che si aggiungono a quelle note o a quei tocchi più morbidi e lattiginosi al palato. Nonostante la concentrazione dovuta all'invecchiamento, sono l'eleganza e la finezza a conferire al Palo Cortado la sua unicità. Il Dos Cortado conferisce al Dos Madeiras 5 più 3 questa personalità e unicità. 5 più 3 significa che è invecchiato per 5 anni nelle botti dei Caraibi, che contenevano il bourbon, e poi altri 3 anni nelle botti di rovere americano, che precedentemente contenevano il Dos Cortados di 20 anni. L'affinamento del rum si deve alle condizioni di temperatura e umidità presenti a Jerez. Il colore è ambrato,
In questo caso, per via del periodo di invecchiamento, possiamo trovare toni più ramati. Al naso abbiamo l'intero profilo degli aromi forniti dal vino sherry Dos Cortados, frutta secca, legni pregiati, note liquorose, frutta disidratata, il tutto in modo molto sottile e integrato, mantenendo la finezza e tenendo sempre presente la canna da zucchero da cui proviene il rum. Al palato, una persistenza, un'eleganza, appaiono già note di foglia di tabacco. Abbiamo degustato il rum Dos Maderas 5+3, abbiamo parlato di doppio invecchiamento, ma con il rum Dos Maderas 5+5 abbiamo un triplo invecchiamento. In questo triplo invecchiamento il protagonista è il vino che è precedentemente invecchiato nelle botti. Il vino in questo caso è il Pedro Jiménez, il Don Guido, ottenuto dall'uva Pedro Jiménez. Nello specifico quest'uva è appassita. In questo processo di appassimento la concentrazione zuccherina dell'uva raddoppia e si hanno fino a 400 grammi di zucchero al litro. Ha un invecchiamento medio di 20 anni, motivo per cui presenta un colore così scuro. L'uva sultanina ricorda tutti i frutti troppo maturi. Prugne, albicocche secche, liquirizia. E quando si parla di 20 anni di invecchiamento medio, compaiono anche altre sfumature, come il cioccolato, il caffè e il caffè tostato, che forniscono una complessità aromatica che sarà la chiave del rum Dos Maderas 5+5. Abbiamo alcune note amare. Quando si degusta un vino dolce, è molto importante tenere presente che, oltre allo zucchero, è fondamentale anche identificare l'acidità, questo per trovare l'equilibrio al centro della bocca, nonché le note amare, in modo che nell'ultima parte del palato non si verifichi una saturazione zuccherina. Con questo invecchiamento troviamo proprio questo equilibrio. Continuiamo con il triplo invecchiamento, con botti che hanno contenuto il Pedro Jiménez Don Guido di 20 anni. E se questo triplo invecchiamento dura altri 2 anni, cioè 5 anni in Guyana e Barbados, 3 anni in botti di Palo Cortado qui a Jerez, più altri 2 anni in botti di Pedro Jiménez, otteniamo il rum Dos Maderas 5+5. Nel rum Dos Maderas 5+5 vogliamo che quel tocco o quella personalità che caratterizza il vino Pedro Jiménez Don Guido sia più presente. Ecco perché il vino, in questo caso, è il protagonista assoluto. Teniamo bene a mente il vino Don Guido e vedremo come qui appaiono note di uva sultanina, fichi, albicocche secche, il tutto ben integrato. Al naso è molto equilibrato e molto rotondo e presenta quelle noci tostate, quei frutti troppo maturi. Al palato, rotondità, struttura, una personalità molto marcata, molto setosa e con un finale molto morbido, vellutato, molto lungo. Una combinazione perfetta tra l'equilibrio della serietà di un rum e la personalizzazione del carattere dei vini di Jerez, sia il Dos Cortados che il Don Guido, che dà come risultato il Dos Maderas 5+5. Vi ho presentato una parte della famiglia dei rum Dos Maderas e niente. Spero che i rum e i vini vi piacciano come sono piaciuti a me.